Nessun problema ragazzi, qua è tutto sotto controllo. Oggi siamo in un video per parlarvi della mia squadra a fantacalcio. Voi starete dicendo: ma non l'hai già fatto un video simile? Non lo rifarei altre due volte un video simile? Sì, perché farò altri due fantacalci. Eh sì, lo sto rifacendo, o almeno rifacendo, sto facendo di nuovo questo video per informarvi dei cambiamenti fatti alla mia rosa. Perché? Perché mi sembra che già ve l'ho detto nel video sugli aggiornamenti. Questa, cioè tra la scorsa l'inizio della scorsa giornata e l'inizio di questa, ho fatto tantissimi movimenti di mercato. Allora, vi dico subito che ho rivoluzionato totalmente la squadra. Adesso vi andrò a dire in ordine cronologico tutto ciò che ho fatto. Quindi partiamo subito, il tempo che si carica Lega Fantagazzetta, perché ovviamente non ricordo l'ordine. Ok, perfetto. Allora, innanzitutto, dopo aver fatto la rosa, il primo scambio che mi è venuto in mente di fare era Kluivert Antenucci. Me l'ha proposto il mio amico. Io inizialmente non sapevo del potenziale che avesse Kluivert, lo conoscevo, so che è un talento anche su FIFA, però comunque ne parlano tutti bene, ma dopo proprio che l'ho ceduto. Però mi ero preso una buona punta come Antenucci alla fine, che non mi dispiaceva. Poi ho deciso di fare uno scambio follissimo con un mio amico, lo stesso che l'anno scorso io gli diedi Quagliarella. Quest'anno gli ho ridato Quagliarella insieme a Perotti e Barella per un Der, Khedira e Gemaili. Perché ho voluto fare questa cosa? Perché Perotti al tempo doveva andarsene, Quagliarella non mi dava le giuste garanzie perché si era infortunato, e alla fine ho preso un Der che bene o male era titolare. Poi ho preso Khedira, che è un ottimo giocatore, mentre Barella viene spesso ammonito. Quindi alla fine ho fatto Perotti per Khedira, e reputo di esserci andato a guadagnare, ma non di tanto. Quagliarella, Under ovviamente ci guadagna lui, però in titolarità avevo guadagnato io, anche se Under non l'ho più, e adesso vedremo piano piano tutti i movimenti che ho fatto. E poi Barella e Gemaili, entrambi rigoristi, poi Barella non lo sarà più quando tornerà Gioa Pedro, comunque entrambi ottimi giocatori. Gemaili viene ammonito meno di Barella, Gemaili è più offensivo di Barella. Alla fine sono contento della scelta fatta. E poi Gemaili lo volevo perché ci tengo molto a lui, perché è un giocatore che ha giocato al Napoli e sono molto affezionato. Poi l'altro scambio, sempre con Asociali, ho fatto Dix e Antenucci per Ljajic e Giroud. Perché? Principalmente perché Ljajic, si parlava di un addio di Iago Falchi. Ho detto: porca miseria, Ljajic vai a vedere che quest'anno fa una grande stagione. Se ne va Ljajic, cioè se ne potrebbe andare Ljajic. Meno male che alla fine l'avevo svincolato nel mercato di riparazione fatto post mercato, cioè post, sì, post mercato. Ultimo scambio prima degli svincolamenti, ho fatto Hamsik più 10 fantamilioni per Veretout, e sono contento di questa scelta fatta, anche se fra poco vi dirò una cosa. Veretout è squalificato, è vero, vado a perdere un titolare come Hamsik, però prendo un rigorista, un battitore di punizioni, un tiratore di calci d'angoli, comunque un giocatore che diciamo non gioca troppo vicino alla porta ma sa segnare. Lo scorso anno ha fatto ben 8 gol e quindi mi posso fidare di Veretout. Adesso è iniziato il mercato di riparazione, diciamo così. Per tutta la giornata di martedì, quindi 3-4 giorni fa, potevamo svincolare e acquistare giocatori. Io ho fatto queste manovre di mercato. Ho ceduto Giroud, Durmisi, vi dico anche i prezzi: Giroud 8, Durmisi 5, Under 21, Cragno 8, Lukaku Jordan 5, Ljajic 14, Lagumina 12, Parolo 13 e Skorupski 9. La prima cosa che salta all'occhio è i portieri. Chi avrò preso in porta? Infatti alla Font si sono aggiunti Berisha e Gollini. Ho preso loro due e sono molto molto contento di aver fatto questa scelta, perché mi sono tolto due portieri di squadre piccole con rimpianto, perché Cragno e Skorupski mi piacciono molto, ma per prendermi comunque una coppia di portieri di una squadra buona come l'Atalanta, che alla fine mi garantisce meno gol in confronto a Skorupski e Cragno, meno gol subiti. In difesa poi aggiunti a Calabria, Conti, Biraghi, De Silvestri e Kolarov che mi erano rimasti, ho comprato Atebur, che ha segnato anche all'esordio in campionato dell'Atalanta quest'anno. Ho preso Tonelli, che sarà il difensore centrale titolare, suppongo, della Sampdoria. E ho preso Di Marco, che può essere una buona rivelazione. Poi ho preso a centrocampo, al posto di Parolo, Soriano per ben 45 crediti, perché ce li avevo i crediti e lo volevo prendere.
e a Teburro 6 e Beriscia Gollini, Tonelli Di Marco a 1. Poi ho preso in attacco Schick e Barrum al posto di Liaic e Lagumina a 1. E poi ho preso Simone Zaza a 46 al posto di Under, visto che ho anche Belotti. Ma poi ho fatto uno scambio, l'ultimo di questi, dove ho dato Soriano, Zielinski e Zaza per prendere De Frel, Baselli e Pjanic. Quindi adesso ragazzi, la mia squadra ha a centrocampo Ilicic, Pjanic, Brozovic, Veretout, Gemaili, Barak, Khedira e Baselli, e forse Khedira insieme alla Sania verranno scambiati per Amsic e Antenucci. Ragazzi, io vi invito a schierare la formazione di tutti i fantacalci, perché fra poco inizia la giornata. Io vi saluto, questa è la mia rosa, ditemi altri cambiamenti da fare, io vi ascolterò. Bella ragazzi.